Gli allenatori di Segrate, Massimo Eccheli e Luca Casati Zappa. Allora, Massimo, iniziamo da te. Innanzitutto esordire con una partita così è decisamente emozionante, per dire poco. Bello, cioè, ho detto neanche sognarla una cosa del genere, quindi è stato proprio una grande emozione, un grande momento. Poi l'ho vissuto con i miei amici, quindi è la cosa ancora più bella, no? Quindi, cioè, sono molto contento. Luca, allora una gara vinta bene, vinta quando sembrava persa però. Sì, per Segrate questa è la miglior partita contro Milano, un derby storico per me e per Massimo, poi è un derby che dura da anni, dalle giovanili e passando adesso per la Serie A. L'abbiamo vinta col cuore, perché solo così potevamo riandare a prendere il quinto set e questo per noi è molto importante. Diceva Luca, vinta col cuore. Dal mio punto di vista, una grande mano, una grandissima mano, l'ha data a botto, vabbè, però è stato nelle battute finali, ha avuto un grado di concentrazione, direi, difficilmente raggiungibile. Secondo me Botto è stato l'unico giocatore che ha giocato una partita di livello senza bass, cioè senza momenti down, cioè è riuscito a mantenere uno standard elevato di livello e a trovare le punte nei momenti importanti, perché se ben ricordate anche nei primi due set i suoi turni al servizio sono stati determinati e i primi due set li abbiamo chiusi con due ace suoi, cioè sia nel primo che nel secondo abbiamo chiuso con un ace di Botto, quindi vuol dire che era particolarmente determinato, era motivato e in alcuni momenti si è messo su un po' sulle spalle tutto il peso della squadra, che in effetti ha avuto invece dei momenti molto, molto altalenanti, ma questo è perché dobbiamo ritrovare un'identità, secondo me. Luca, a te volevo chiedere di Brown Van Andrisse. Mi sembra insomma che ha cambiato nettamente anche lui il trend, se non nettamente ha avuto delle pause, però si è rivisto forse il Brown di inizio stagione. Sicuramente Bram di oggi è diverso dal Bram delle ultime 3-4 partite. In settimana, e questo devo dare merito a Massimo, ha cercato di lavorare su un feedback positivo sul ragazzo e credo che lui, soprattutto negli ultimi 2 giorni, abbia preso più fiducia e l'ha trasmessa anche al palleggiatore e ai suoi compagni. E credo che, soprattutto nei primi 2 set, si sia visto in maniera anche importante. Massimo, questa tutti chiedevano la vittoria del derby, ma può essere la partita della svolta, soprattutto anche per come è arrivata? Allora, è una partita importante, una vittoria importante perché ritroviamo un po' di sicurezze, ritroviamo secondo me una squadra che nei primi due set ha fatto vedere una buona pallavolo e ultimamente gli impatti sulle partite per noi erano abbastanza duri, difficili, invece siamo riusciti a giocare un primo set alla grande, un secondo in rimonta, chiuso, quindi secondo me da questo punto di vista qua c'è sicuramente da trarre del positivo, però è chiaro che la squadra comunque rimane una squadra con dei problemi. Sui quali dobbiamo lavorare da qui fino a fine campionato, finché saremo in corsa per il campionato. Ultima domanda per Luca, parlava Massimo del fine campionato, c'è un obiettivo o no? Si gioca ancora, si naviga a vista? No, io credo che gli obiettivi ci debbano sempre essere, perché credo che nello sport, come nella vita, senza obiettivi non si riesca mai a dare il massimo. Quindi, sicuramente è partire nei playoff, secondo me, nel miglior modo possibile. Però dobbiamo essere consapevoli che questo può arrivare soltanto un grosso lavoro in settimana, una grossa disposizione da parte dei ragazzi, che in questa settimana comunque hanno dimostrato.